Ciao ragazzi, oggi sono venuto a fare una passeggiata alle cascate di Castel Giuliano. Adesso mi sono fermato per pranzo e voglio sfruttare l'occasione per farvi vedere il fornello della Outsmart, di cui ho fatto un breve unboxing, su Instagram qualche tempo fa. L'ho già provato in diverse occasioni e mi ha soddisfatto, quindi ve lo mostro e ne parliamo brevemente. Voglio precisare che non ho nessun tipo di accordo con l'azienda, il fornello l'ho comprato perché ero curioso e perché mi serviva un qualcosa di molto molto piccolo, come vi spiegherò tra poco. Negli ultimi tempi sto facendo un upgrade dell'attrezzatura per le uscite di più giorni, perché quella che possiedo inizia ad essere un po' datata. Al giorno d'oggi sono disponibili prodotti più leggeri e meno ingombranti di quelli che si potevano trovare sul mercato 6 o 7 anni fa, e soprattutto il prezzo di questi prodotti è diventato molto più accessibile. Anche il comparto cucina ha subito delle migliorie. Oggi ho portato un set che è la versione più compatta di quello che vi feci vedere qualche tempo fa nel video di confronto tra il sistema, il set da cucina Bushcraft e il set da cucina da escursionismo. Adesso ve lo faccio vedere. La Popot è formata da due tegami, uno più grande e uno più piccolo. All'interno ho messo questo bicchierino della Gate in lega di titanio con dentro un po' di robetta. Fornello, eccolo qua, adesso lo vediamo. Poi ho una salvietta umida, un po' di bustine di tè, zucchero, un sacchetto di plastica, un accendino. Poi ho una posata di plastica di quelle chiudibili. Qui ho un panno che può essere utile per diverse cose e la bomboletta del gas. Avendo pochissimo spazio a disposizione all'interno del set, mi serviva un fornello ultra compatto. Facendo delle ricerche mi sono imbattuto nella Outsmart, azienda rumena che produce articoli per l'outdoor ultra leggeri, tra i quali anche questo fornello che è molto molto interessante. Guardate le dimensioni. È lega di titanio, un materiale molto leggero, resistente al calore, resistente alla corrosione, ma soprattutto atossico, motivo per il quale negli ultimi anni trova sempre più applicazione nel campo della cucina outdoor. Pesa 25 grammi, 2700 watt di potenza termica massima, il consumo dichiarato è di 140 grammi ora. Io con 15 grammi di gas sono riuscito a fare una pasta in busta ed un tè. Quindi verosimilmente con una bomboletta da 100 grammi ci si va avanti anche per 3 o 4 giorni, cercando di non mandarlo a manetta ovviamente. Già che parliamo di bombolette, specifico che l'attacco di questo fornello è del tipo a vite. Interessante la conformazione del bruciatore, con queste alette che producono una fiamma, diciamo, elicoidale, che scalda in maniera più uniforme, consumando di meno. Questi sono tutti i dettagli che potete trovare sul sito, che vi lascio come link in descrizione. La mia impressione è che sia un buon fornello, anche in relazione al prezzo di 20,50 euro, che lo rende sicuramente più abbordabile rispetto ad alternative proposte da altre marche più blasonate. Lo trovate anche su Amazon, vi lascio il link in descrizione. Chiaramente non è un fornello da picnic con cui potete fare la pasta per 10 persone, è un fornello minuscolo da inserire in set ultra compatti, adatti a tutte quelle situazioni in cui bisogna stare attenti ai pesi e agli ingombri. Qualcuno lamenta il fatto che i braccetti siano troppo piccoli. Secondo me, per un tegame di queste dimensioni vanno bene, anche perché hanno un ottimo grip. Bene ragazzi, per oggi è tutto, spero che il video vi sia stato utile e in tal caso vi invito ad iscrivervi al canale per non perdervi le prossime avventure. Seguitemi anche su Instagram e su Facebook se volete, trovate tutti i link in descrizione. Grazie per la visione e ci si vede in un prossimo video.